I dubbi lacerano l'anima, la fiducia. Per questo c'è National Security Investigation. Le nostre investigazioni danno risposte certe. I casi che trattiamo sono infedeltà sentimentale, infedeltà aziendale, dei soci, dei dipendenti, della concorrenza sleale. La National Security Investigation è esperta in ricerche di persone scomparse, garantisce la sicurezza personale e dei familiari. Verifica e controllo giovani a rischio droga, alcol e gioco d'azzardo. Per risposte sicure, contattare la National Security Investigation. Servizi investigativi al numero 348-60-5733. Bentrovati, siamo alla tappa numero 236 del nostro viaggio nel Molise che va. Andiamo nella vicina Valloni di Colle Volturno, una località a me particolarmente cara perché lì io sono nato. Il 7 dicembre scorso si è festeggiato il trentennale della nascita del centro comunitario San Michele Arcangelo, una struttura fornita dalla Caritas italiana all'indomani del terremoto dell'85 ed inaugurata proprio il 7 dicembre 1985 dall'allora vescovo della diocesi di Isernia, Monsignor Ettore Di Filippo. Per il trentennale è venuto l'attuale vescovo della nostra diocesi, Monsignor Camillo Cibotti. È stata una giornata molto ricca, molto intensa, che noi vi facciamo rivivere. Ore 12 a Valloni, metà strada tra Fornelli e Colli a Volturno. Decine di persone, armate di tutto punto, scavano, costruiscono, levigano. Per loro, tuttavia, il giorno di paga non arriverà mai. Nei loro occhi non c'è per questo ombra di angoscia. Anzi, l'importante è avere una chiesa. La Caritas, negli interventi post-terremoto, non ha dimenticato la pressante richiesta avanzata dai cittadini di Valloni. Volevano una chiesa tutta per loro e l'hanno avuta. Dopo il terreno, logico che offrissero gratuitamente anche l'opera per la installazione. E la cosa ha contagiato persino il progettista, geometra Malerba. Ho apprezzato molto l'iniziativa dell'amico D'Alessio, ho visto che è un'iniziativa a scopo sociale che dovrebbe dare dei frutti socialmente, per cui ho ritenuto veramente opportuno e mi sono sentito quasi in dovere di dovergli dare una mano. Ha sentito questo dovere pur essendo di Carpinone, lei non è di Colle? No, io sono di Carpinone, non sono di Colle, conosco da anni l'amico D'Alessio e conoscevo la zona, ho amici, altri amici oltre che D'Alessio in Vallone e quindi... Con questo impegno che stanno mettendo i cittadini di Valloni, ecco, quando finiranno i lavori? Ma l'impegno ultimo penso ci dovrebbe consentire di finire a breve termine. Pensiamo di inaugurarlo entro la fine di novembre, inaugurare tutto il complesso qua che dovrebbe avere parte sportiva, parte religiosa, unita, in modo da tenere un po' tutta la famiglia interessata ai problemi, alla vita collettiva, diciamo, dandogli del religioso, ripeto, dello sportivo e anche del vario, del panoramico e così via, insomma. Così
là dove negli anni passati si udivano soltanto i cinguetti degli uccelli frammisti all'alacre lavoro degli abitanti della frazione, che conta appena 400 anime, d'ora in poi si potranno ascoltare anche dotte dissertazioni. La struttura, 200 metri quadrati, sistemati in una zona da cui si scopre un panorama di incomparabile bellezza, è infatti polivalente, per cui ospiterà sicuramente dibattiti e convegni sulle più diverse problematiche che a Valloni, come altrove, non mancano. Il centro andrà a beneficio soprattutto dei giovani, che sul posto troveranno anche strutture sportive, a cominciare dal campo di bocce. Suggestivo angolo della natura, in un oliveto vicino Colli, è stata realizzata la chiesa della frazione Valloni. Non ha le arcate gotiche né la solennità di un antico tempio, ma il misticismo e l'atmosfera di un luogo sacro ci sono tutti. È un prefabbricato offerto dalla Caritas alla comunità di una piccola frazione di uno dei tanti paesi molisani. Un prefabbricato che sarà casa di Dio, ma anche casa di tutti. Un vero e proprio centro sociale e ricreativo voluto fortemente da tutta la comunità di Valloni. Sabato, nel corso di una semplice ma commovente cerimonia, il rappresentante della Caritas ha donato le chiavi della nuova chiesa al parroco Don Paolo Zinetti, un veneto generoso e cordiale che in questa terra, tra questa gente, ha trovato una seconda patria. Il primo rito religioso della nuova chiesa è stato celebrato dal vescovo di Isernia, Monsignor Di Filippo, coadiuvato da Monsignor Palmerini. E adesso hanno assistito tra la gente diverse autorità civili e politiche, tra esse il senatore Lombardi, il presidente del consiglio regionale Pallante, il consigliere regionale Di Anni, il sindaco di Colli Di Sandro. Tutta la gente di Valloni ieri sera era presente a quella che non è stata solo una cerimonia religiosa, ma anche il coronamento di uno sforzo collettivo volontario e prestato gratuitamente da Michele D'Alessio, presidente del comitato promotore, e da tutti gli altri. Sì, perché la chiesa di Valloni e tutta l'area attigua sono state progettate e realizzate senza nessun compenso, dal progettista geometra Malerba fino all'ultimo bambino o vecchietto. Tutti hanno dato una mano per realizzare un centro sociale che non avrà solo la chiesa, ma anche un parco giochi per i bambini, un campo bocce ed un campo polivalente per tennis, calcetto, pallavolo e basket. Le suggestive e datate immagini di repertorio appena trasmesse ci hanno riportato indietro di 30 anni e sono la testimonianza dell'impegno e della dedizione con cui gli abitanti della frazione Valloni di Colli a Volturno hanno voluto che la comunità avesse un suo centro di aggregazione e di preghiera. Nel primo servizio realizzato da Pasquale Lombardi, a poco meno di 2 mesi dall'inaugurazione, alcuni degli operai volontari al lavoro non sono più tra noi e quei bambini oggi sono degli adulti. Vivo è anche il ricordo del progettista e direttore dei lavori Leonardo Malerba, che prestò la sua opera a titolo gratuito, giacché quello che stava nascendo era a beneficio della collettività. Esserci per lui era quasi un obbligo. Ed è stato proprio grazie al geometra carpinonese che a Valloni non è stato installato solo un prefabbricato di oltre 200 metri quadrati e donato dalla Caritas, ma è stato creato un vero e proprio centro polifunzionale, comprendente campo da bocce, parco giochi, chiosco bar ed ampi spazi ancora disponibili per nuove realizzazioni. Dagli iniziali 500 metri quadrati richiesti dalla Caritas per avere diritto al manufatto, la generosità di alcune famiglie di Valloni ha consentito alla parrocchia di Colli di avere in dono circa 4.000 metri quadrati. Il secondo servizio di Enzo Di Gaetano fa rivivere la storica giornata dell'inaugurazione, quando il sogno dei vallonesi diventò una piacevole realtà.
per il taglio del nastro Sua Eccellenza Monsignor Ettore Di Filippo, allora vescovo della diocesi. La presenza del clero in quell'occasione fu numerosa, a partire dal vescovo emerito Achille Palmerini, don Gabriele Prisco, don Armando Santilli, che da poco, per raggiunti limiti di età, aveva lasciato la parrocchia di Colli, il nuovo parroco don Paolo Zinutti e di tre sacerdoti collesi, due dei quali nativi di Valloni, padre Tito, don Ernesto e don Lucio. Fa un certo effetto oggi rivedere queste immagini. Molti dei protagonisti di questi filmati, infatti, non ci sono più. Ed è proprio con l'intento di onorare la loro memoria che Michele D'Alessio, che allora creò e guidò il Comitato per la Costruzione della Chiesa, oggi ha messo in piedi quello per il trentennale e dal quale è nata la giornata che vi facciamo rivivere. Se ad inaugurare la struttura c'era Monsignor Di Filippo, per il trentennale la solenne celebrazione religiosa è stata presieduta da Monsignor Camillo Cibotti, che ha subito aderito all'invito rivoltogli dal parroco Don Paolo Mazzoleni e dallo stesso comitato, tant'è che prima della funzione ha voluto visitare l'intera area. Se il trentennale è nato principalmente per un doveroso omaggio alla memoria di chi ha contribuito alla nascita del centro, non poteva mancare in quella casa una testimonianza di questo ricordo. Il centro comunitario fu inaugurato il 7 dicembre 1985 dal vescovo Monsignor Ettore Di Filippo, parroco pro tempore Don Paolo Zinutti. L'area sulla quale sorge fu donata dalle sorelle Rosina e Antonina D'Alessio, da Raffaela, Berardino e Giuliano, eredi di Domenico Antonio D'Alessio, e dai coniugi Antonio e Domenica D'Alessio. Alla realizzazione della struttura, donata dalla Caritas Italiana, e dalla sistemazione dell'intera area contribuirono tutti i vallonesi. In più, oltre al supporto economico, offrirono giornate lavorative. Progettista e direttore dei lavori a titolo gratuito il geometra Leonardo Malerba di Carpinone. Con celebranti della Santa Messa, oltre a Don Paolo, Don Ernesto e Padre Toni. A questo appuntamento è mancato, non per sua volontà, Padre Tito Amodei, religioso ed artista oggi novantenne. Ma il comitato non lo ha dimenticato, tant'è che la locandina dell'evento e gli attestati di benemerenza portano in bella evidenza l'immagine di una sua pregevole scultura bronzea. Nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Secondo il disegno d'amore della sua volontà, all'ode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di Colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». Adamo, Eva,
cercano di scrollarsi le responsabilità, non facendo appello invece a un riconoscersi arbitri del proprio futuro. È questo che Dio rimprovera a ciascuno di loro. Fratelli e sorelle, l'amore di Dio è più forte del nostro peccato. Accompagnati da colei che è la piena di grazia, portiamo davanti al Signore tutta la nostra vita con le sue debolezze, lotte e speranze. Con fede diciamo: Dio di misericordia, accogli la nostra preghiera. Dio di misericordia, accogli la nostra preghiera. Per tutti i vallonesi che hanno contribuito alla realizzazione di questo centro e che oggi non sono più tra noi, affinché siano accolti nella gloria dei santi e godano la pace eterna che Gesù ci ha promesso, preghiamo. Dio di misericordia, accogli la nostra preghiera. Al termine del rito, prima della cerimonia di consegna degli attestati di benemerenza, così si è espresso il Vescovo sul centro comunitario. Prima della benedizione vorrei ringraziarvi, ringraziare anche chi è stato il portavoce di questa iniziativa, anche per un gesto di riconoscenza a quanti si sono prodigati nella realizzazione di questo centro sociale che, come vedete, è anche una sorta di sala polifunzionale, insomma, avete anche l'opportunità, quando lo sarà, nelle possibilità anche di ciò che la parrocchia può riservarvi, di ascoltare, vivere non solo la celebrazione della messa, ma anche momenti di preghiera. È un momento questo importante perché vorremmo anche far memoria di tutti coloro che hanno veramente dato del proprio, ma nel vero senso della parola, non solo con le chiacchiere ma con i fatti. Ecco perché adesso, subito dopo la benedizione, daremo degli attestati di benemerenza e poi vorremmo così indicare a tutti voi queste persone come persone che si danno da fare, si sono dati da fare, e anche voi, tutti noi potremo darci da fare per il bene di tutti, della nostra società civile, ma in modo particolare per il bene della comunità. Ringrazio Padre Ernesto della sua anche attenzione e sensibilità al riguardo. A questo vorrei anche ringraziare Don Paolo, il vostro parroco, e Padre Antonio, che conoscete, penso, perché è di questa zona qua. E quindi anche lui, ogni tanto facendo capolino, si fa conoscere pure al Vescovo, anche se lui mi ha ricordato che è stato mio studente. Non me lo ricordo manco, tu pensa alle facce come cambiano. Però è molto bello anche a tempo rivedersi. Ringrazio tutti coloro che hanno animato questa liturgia, il comitato del trentennale. E poi vi devo dire una cosa. Sono passati 30 anni, ma li portate così bene. Sta pure Lucane, sta a posto. Mo. Oh. È il bello della diretta, fate pure la comparsa. Oh. Quindi vi ringrazio veramente e con la benedizione vorrei
ricordare tutte quelle persone che non sono più, ma che nel vostro cuore, nella memoria anche della lapide che abbiamo scoperto, rimarranno sempre presenti come benemeriti per questa realtà di Valloni. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Grazie a Dio. Ma non ve ne andate perché dovete rimanere qua. Sedete. Antonina D'Alessio e Amodei Michele, per aver donato l'area sulla quale è nato il centro, fiore all'occhiello della Caritas Italiana, polo di aggregazione per la comunità. Domenica e Antonio D'Alessio. Rosina D'Alessio, Domenico Ricci. Domenico Ricci è quello che offrì spontaneamente il terreno, il primo. C'era una persona di 86 anni che era uno dei primi a venire sempre a lavorare, lui non c'è più, questa la faremo rimanere nel prefabbricato. Ah, e Giuseppe Amodei, il più anziano allora 86enne dei volontari del cantiere centro comunitario, il primo ad arrivare sul posto di lavoro munito di pala e piccone. Il suo attaccamento al territorio, l'altruismo e la generosità siano di esempio per le nuove generazioni. Ogni riferimento è puramente casuale. Siamo con Franco D'Alessio, appena ricevuto un attestato di benemerenza per i suoi genitori Antonio e Domenica D'Alessio. Un giorno importante per questo centro comunitario e per l'intera comunità di Valloni. Sì, sicuramente, questo è un riconoscimento per mia madre e mio padre che hanno donato il terreno, che purtroppo adesso non sono più tra noi, ho ritirato il premio io. Quanto è importante questo centro comunitario per voi cittadini di Valloni? È importante perché una piccola frazione ha il suo ritrovo, insomma, anche per altre feste, per altre, non solo di carattere religioso, insomma. I suoi genitori hanno fatto tanto, insomma, per questo centro e ora tocca a queste generazioni appunto continuare per questa strada. Siete pronti per, appunto, per questa sfida? Speriamo di sì, anche se in 30 anni le cose sono molto cambiate, insomma, anche il modo di pensare è cambiato, però speriamo che i giovani possano continuare con le stesse idee che avevano i miei genitori, lo speriamo. Gli attestati di benemerenza alla memoria di persone che hanno materialmente lavorato alla realizzazione del centro comunitario sono stati attribuiti ai coniugi Elvira D'Alessio e Benedetto Amodei, Filomena e Silvio D'Alessio, Angelina Lemme e Domenico D'Alessio, Gerardo D'Alessio, Antonio D'Alessio, Berardino D'Alessio, Pietro Marro, Michele Marro, Vito Visco, Mario D'Alessio, Benedetto Delisi, Armando D'Alessio, Nicola Coletta, Fiore Procaccino, Giuseppe Amodei e da ultimo il giovane Carmine Marro, venuto a mancare alla vigilia del trentennale e molto legato al centro. Don Paolo poi ha presentato a Monsignor Cibotti una rappresentanza della confraternita Sant'Antonio Abate, che egli stesso accompagnerà all'inizio del nuovo anno a Filadelfia, su invito della foltissima comunità collese trapiantata oltreoceano. Non si tratta di una confraternita religiosa in senso stretto, ma più precisamente di un'associazione di 13 giovani uomini che si impegnano a tramandare le tradizioni locali collesi legate a Sant'Antonio Abate. Si sta preparando ora per rinnovare la festa di gennaio e poi per una particolare trasferta in oltreoceano onde far visita alla folta comunità collese di Filadelfia. Nel rinnovare l'impegno che caratterizza questa associazione, che custodisce e rinnova ogni anno le tradizioni popolari locali e
preparandoci a questo viaggio in America al quale prenderò parte io stesso, accogliamo volentieri una vostra benedizione. La confraternita Sant'Antonio Abate, per l'amore e la passione nel custodire e promuovere una peculiarità della cultura e delle tradizioni collesi anche oltre i confini nazionali. E a questo proposito portate il mio saluto, la mia benedizione a tutti gli originari di Colli. Dite: il nuovo vescovo vi benedice, poi quando lo inviterete verrà pure a trovarvi. Beh, quando c'avò. E poi, beh, insomma, invitano solo il parroco, lo vescovo sta qua a fa lo pale, eh? Dunque, no, sto scherzando, Don Paolo, tu lo sai che scherzo. Sono molto contento che Don Paolo possa venire con voi, e anzi portate veramente tutto il calore di Colli, ma anche dei vallonesi, visto che stiamo in questa sede. E dite loro che non per finta, ma ogni giorno, come prego per tutti i miei fedeli e parroci, prego anche per tutti coloro che sono emigrati in terra straniera, quindi anche quelli che andrete a trovare a Filadelfia. Quindi avete anche adesso un compito da svolgere, e non ve ne scordate, mi raccomando. Auguri e complimenti. Mentre il vescovo lasciava la struttura, all'interno della sala i componenti del comitato predisponevano l'occorrente per la parte civile dell'evento. Ad aprire le danze, nel vero senso della parola, il gruppo folcloristico Rumacca Tour, venuto ad omaggiare, insieme al sindaco di Carpinone Pasquale Sarao, il loro concittadino e fondatore, il compianto Leonardo Malerba. Thank you.
fondatore e anima del gruppo folk Rumacadur, messaggero della cultura e delle tradizioni della terra molisana nel mondo. Grazie. Michele Castrilli, già altre volte vi siete esibiti qui al Centro Comunitario San Michele Arcangelo, ma oggi ha un sapore particolare. Beh, il trentennale del centro per noi ha un valore particolare perché noi 30 anni fa eravamo qui, i nostri primi passi li abbiamo mossi in questo centro. Il nostro fondatore è stato uno degli artefici della realizzazione di questo centro, quindi questa era una serata a cui non potevamo mancare e non volevamo soprattutto mancare. Anche un nuovo ballo per omaggiare appunto questo centro. Sì, abbiamo preparato questa nuova coreografia proprio con l'intento di presentarla per la prima volta stasera a Valloni. E diciamo, il pubblico credo che sia rimasto soddisfatto, ci ha dato la carica giusta per poterla eseguire nella maniera più corretta possibile. E poi un pensiero particolare va a Leonardo Malerba. Noi durante il nostro Festival Mondiale del Folklore a Carpinone abbiamo addirittura istituito un premio particolare, il premio per il miglior costume, intitolato proprio alla memoria di Leonardo Malerba. Hanno vinto il gruppo di Taiwan, quest'anno ha vinto il gruppo di Taiwan, l'anno scorso ha vinto la Turchia, cioè il nome di Nardino vogliamo che sia ricordato non solo nei confini della nostra comunità dove è ben conosciuto sia il lavoro che ha fatto sia il personaggio, ma vogliamo che questo ricordo rimanga indelebile in tutto il mondo del folklore, almeno per quello che riguarda il nostro campo di attività. Alla cerimonia presenti anche i familiari del geometra carpinonese e a ritirare l'attestato di benemerenza del padre, la figlia Deborah. Papà era questo, e quello che ha lasciato lo vediamo oggi, grazie. Non meno emozionato Agostino, fratello del geometra Malerba. Agostino Malerba, insomma, tanti oggi gli attestati di stima nei confronti del suo compianto fratello Leonardo. Sì, effettivamente ho visto veramente molto calore nei suoi confronti, nel suo ricordo principalmente, insomma. Veramente ho visto una comunità molto attiva, poi tra l'altro, insomma. So che ci tengono molto a questo centro, che mio fratello, la sua anche volontà, ha voluto creare con Michele. Siccome Michele sono molti anni, veramente me lo ricordo da quando lui era molto amico di mio fratello e spesso e volentieri ci incontravamo. Mi ricordo all'epoca che comunque lui ci teneva tantissimo a creare questo centro, infatti spesso ne parlava e so che comunque era molto contento, insomma, della sua opera. Insomma, ecco. Una persona, per chi non lo conoscesse, che era molto impegnato nel sociale, tante le sue iniziative. Ah, sicuramente sì, lui cercava comunque di portare, diciamo così, oltre al nome di Carpinone, perché era un campanilista, come si vuol dire, proprio ferrato, insomma, ecco. Però ci teneva tanto, insomma, a queste manifestazioni, tanto è vero anche con il gruppo che aveva coinvolto anche me all'epoca, mi ricordo, anche perché all'inizio, insomma, c'era un po' di, sai, un po' di titubanza, un po' di anche paura di esprimersi. E lui con la sua volontà, con la sua forza ha coinvolto me, la mia famiglia e un po' tutti quanti. E veramente lui ci teneva tanto a portare il nome di Carpinone e poi quello che riusciva ad ottenere con gli altri, insomma. E dopo aver dato prova della loro bravura con canti religiosi, i componenti del coro polifonico a cappella Amici del Canto hanno eseguito alcuni brani del loro repertorio, in modo particolare quelli dedicati alla Grande Guerra. In chiusura non poteva mancare un pensiero al Natale ormai alle porte. Lenta sale una lunga colonna.
Domenico Tortola, maestro del gruppo Amici del Canto, oggi avete impreziosito questa bella cerimonia. Sì, praticamente siamo venuti qui su invito di questa bella comunità a Valloni in occasione del trentennale di questa struttura, insomma, una struttura bellissima, ci siamo trovati veramente bene, abbiamo allietato con il nostro coro la Santa Messa. Con il nostro coro è particolare perché è polifonico, è maschile, quindi a voci pari, è polifonico e a cappella senza l'uso di strumenti musicali. Un coro che si sta facendo conoscere sempre di più in provincia. Sì, allora quest'anno, visto che nella nostra provincia non ci sono stati eventi inerenti il centenario della Grande Guerra, noi abbiamo pensato come coro, come associazione corale, di organizzare un evento che si è tenuto qualche settimana fa alla provincia di Isernia, dove abbiamo presentato un programma di brani tutti inerenti alla Grande Guerra per onorare le persone che hanno perso la vita in quel tragico evento e per educare le nuove generazioni a non commettere più quegli errori. Se per gli Amici del Canto era la prima volta a Valloni, Maurizio Santilli è di casa. Il poliedrico artista venafrano, infatti, ha mosso i primi passi della sua carriera, a fianco al già affermato Enzo Guarini, proprio sul palco del centro comunitario. Ho cresciuto perché erano i miei primi anni di cabaret, 88, 89 e 90, e chiaramente poi mi lega un ricordo indissolubile, perché insomma c'era ancora Enzo Guarini. Anzi, pensate, qui fu proprio la nostra ultima serata, questo non te lo ricordi, ma era lei. C'era una bambina, che era lei, che avete coinvolto? Era una bambina cresciuta, che poi è cresciuta. Sì, sì, che coinvolgevo in quella scenetta, giusto? Facesti la sonnambula, pensate. Pensate che bello. Sì, ma sei rimasta così oppure... No. Fu bravissima con una sua amica, penso, di Genova, da quelle parti, perché le coinvolgevo in una scenetta a braccio. Il cabaret è una grandissima forma d'arte dove necessita di canovaccio e di improvvisazione. E queste ragazze furono bravissime perché facevano una scenetta con Enzo. No, devo dire, ricordo clamoroso, perché mi ricordo l'ultima volta che venimmo era il 20 agosto del 90, non mi fa difetto la memoria per fortuna, perché il giorno dopo io partii per fare il militare. E fu terribile. E fu l'ultima serata, pensate, che facemmo io e Enzo. Esatto. Stare tranquilli perché lui sarebbe andato a difendere la patria, quindi siamo sicuri. Sì, potevi stare sicuro sul serio con me. E fu quest'ultima serata, ci fu un aneddoto clamoroso. Noi ci, così insomma, avevamo dei cambi qui dietro e erano state messe le varie immagini, le statue delle Madonne, eccetera. E c'era una Madonna che aveva praticamente la parte del mantello, era azzurrino ed era lo stesso colore della giacca di Enzo. Per cui quando ci vennero a salutare, un signore si confuse e picchiò dietro la statua della Madonna convinto che voleva salutare Enzo, e quindi potete immaginare che successe, poi si girò, cioè, una cosa incredibile, poi l'hanno raccontata per anni. Ma la cosa bella fu quando arrivammo qui prima di iniziare e vedemmo questa, mi dovete credere, c'era il triplo della gente che c'era qui quella sera, era impressionante perché poi era diventato anche un appuntamento annuale ad agosto. E c'era questa sala strapiena e niente, facevamo quel bentornato varietà, l'ultimo spettacolo. Devo dire, grandi ricordi e insomma, come dire, è veramente passato del tempo, per fortuna abbiamo fatto belle cose, insomma, abbiamo fatto scorrere in mano. Bene, noi abbiamo pensato anche a te, quindi Cristina ti dirà che cosa ti abbiamo detto, ti vogliamo dire. Artista polivalente, brillante intrattenitore, a pieno titolo Molisano Doc, con l'augurio di sempre nuovi successi e la gratitudine per i tanti momenti di sana allegria e divertimento regalati alla nostra comunità. Bravo, grazie. Maurizio Santilli, che effetto fa tornare qui al centro comunitario San Michele Arcangelo? Beh, sono passati soltanto 25 anni, quindi insomma, l'altro ieri. Ma è un grande ritorno, perché si può dire quasi che lo abbiamo inaugurato noi in quegli straordinari fine anni 80. Noi intendo, perché c'era anche Enzo Guarini con cui io ho iniziato la mia carriera e abbiamo fatto belle serate qui in quegli anni, quindi devo dire che sono contento di essere tornato per questo trentennale, invitato. È un momento bello, perché legato a tantissimi ricordi di quegli anni, diciamo, giovanili, di costruzione magari di una carriera,
e tornare dopo tanti anni magari ti fa anche riflettere su cosa in questi anni hai fatto, che tipo di evoluzione hai avuto, insomma, quante cose sono riuscito a realizzare. Però devo dire, sono contento, anzi direi mi auguro anche che si possano fare delle cose qui carine, sempre di spettacolo, gioiose. Il presente e il futuro invece dice che c'è una realizzazione di un film importante dedicato ad una tratta ferroviaria molto cara come la Transiberiana d'Italia. Sì, è stata una grande scommessa, prima con un cortometraggio, adesso un po' come era un po' il mio sogno e il mio progetto, con un film che abbiamo realizzato e adesso stiamo montando le musiche e sarà pronto per gennaio. Sono anche curioso di vederlo tutto intero realizzato, lo presenteremo quindi a Isernia il 21 di gennaio, il 20 saremo a Campobasso, insomma nei due cinema più importanti. Quindi insomma una grande scommessa, come dicevo prima, con gli amici, e noi ci crediamo molto, abbiamo creduto molto in questa storia di questi cinque personaggi che salgono su questa tratta e questo treno, questo viaggio che cambia la loro vita, in realtà si intitola proprio Il Viaggio. E quindi crediamo molto in questo prodotto, l'abbiamo fatto con tantissima passione, tantissima competenza e sono proprio curioso di vederlo montato perché rappresenta per me una, come dire, insomma, una messa in opera di un pensiero che io ho avuto all'epoca, un'intuizione nel cercare di mettere insieme questi cinque personaggi, creare la sceneggiatura appunto che ha fatto Alfredo Arcero e metterlo in opera. Quindi sono curioso quanto voi. È un film che può essere importante anche per il Molise. Assolutamente sì, potrebbe diventare il Basilicato costo due costo del Molise, raccontare una terra, anche la regione Molise, insomma, con i suoi rappresentanti mi hanno fatto capire che credono in questo progetto, saranno presenti anche loro e io ritengo che siccome questo treno attraversa una zona fantastica, poi sbuca praticamente a Sulmone in Abruzzo, però è una zona straordinariamente bella da un punto di vista naturalistico, paesaggistico, c'è una bella storia dentro da raccontare e quindi noi ci crediamo molto perché noi abbiamo un oro incredibile che è la natura, abbiamo dei posti dove devi fermarti e fotografarli perché in alcuni momenti di novembre, di dicembre sono degli scenari incredibili. C'è una bellissima storia da raccontare, una grande profondità, una spiritualità, tantissima attualità, e forse abbiamo fatto una bella cosa, lo lascio poi decidere al pubblico, come sempre. Il comitato ha inoltre voluto omaggiare anche la benemerita Società del Mutuo Soccorso Sant'Antonino Martire e Sant'Antonio da Padova, sempre vicina alla vita e alle attività promosse dal centro comunitario. Un applauso a Pietro! Allora, la Società del Mutuo Soccorso, quando abbiamo fatto questa chiesa, ci ha regalato l'acqua santiera che sta là dietro all'ingresso, che è molto bella. Poi quando abbiamo fatto delle manifestazioni è stata sempre vicina a noi e questa sera c'era la Presidente con tanto di fascio, proprio se n'è andata. Allora noi abbiamo pensato di dare questo attestato. Oltre un secolo di storia, espressione dei sentimenti di fratellanza, solidarietà e condivisione, una delle pagine più belle della vita cittadina, grati per la costante e premurosa vicinanza al centro comunitario. È toccato poi ad una delegazione del complesso bandistico Volturnense che in quel centro il 13 luglio 1991 ebbe il battesimo della rifondazione dall'allora vescovo della diocesi di Isernia Venafro, Monsignor Andrea Gemma. Un attestato di benemerenza a Berardino Angelone, presente sin dal battesimo nel lontano 1983 e tuttora valido capobanda. Premio speciale anche per il giovane maestro Marco Amodei, ma particolarmente toccante è stato il ricordo di Angelo Incollingo che, per oltre un ventennio, ha guidato questo magnifico gruppo, Orgoglio Cittadino e l'Associazione Culturale Volturnense, dalla quale poi ha preso vita il complesso bandistico e lo ha fatto con amore, passione e competenza. A salire sul palco la moglie Lucia Tuono. Il riferimento del complesso bandistico, grazie a lui, fiore all'occhiello della comunità. Maestro Marco Amodei, c'è un legame particolare tra la banda Volturnense e il centro comunitario San Michele Arcangelo? Beh sì, 30 anni fa è iniziata la nostra avventura come banda proprio in questo posto qui. Allora un giorno particolare anche per voi?
Sì, sì, qui abbiamo iniziato il nostro percorso e noi giovani, ragazzi nuovi, cerchiamo di mandare avanti la tradizione. Berardino Angelone, allora entriamo nei più dei dettagli. Questa banda da quante persone è composta? Qualche informazione tecnica? Diciamo che siamo un gruppo dai 20 alle 25 persone dello stesso paese, quindi diciamo molto affiatati, ci conosciamo sin da quando, li conosco sin da quando sono nati, perché ormai io faccio parte dell'altra epoca, perché ho 50 anni, quindi ho visto crescere tutti quanti questi ragazzi. È un bel gruppo affiatato e cerchiamo di portarlo avanti sempre. Ad onorare il trentennale anche Giampaolo Duva e Carmelina Di Florio della compagnia teatrale L'Arete. Gli attori sernini già altre volte erano stati protagonisti sul palco di Valloni. Ma siete visto come era tu, eh? È solamente a lui. Madonna mia, Madonna mia. Io volessi sapere chi mi ci gatta a me. Vedi, però, chi mi ci gatta a me quando ti veniva quella sera d'estate e mi sembraste la regina della fata. Ma se mi ha detto come mi pesa in me, ti rende una voglia. Non voglio ripartire senza saperlo io. Non trovavo ricette, non vedeva futuro, né per terra né per mare, senza che voi chi chiave, chi le capigli scure, che amore le fatte biondo. Sono passate 20 anni, riflette e mi domando, ma che hai fatto male? Per me ritrovare sciamica una femmina che pesa con 20 anni. Che la fantasia i parteva quando approvettiva vacanze e viaie, a me che non sapeva se l'umun aveva quadrato tun. Ate che viaie, ate che vacanze, 20 anni chiusa renda a due stanze, ecco Natale e Pasqua, ecco la festa, una vita persa per non parla presto, non sfaticati chi ne te fiette e senza corambietto. Roppa che è passata la sfuriata, a lieto mi ci pure trascurata. Per non senti male, mangiava. E mo penso lo quintale, beh. Ringrazio a Dì che tengo che le due figlie. Lo guardo, me l'abbraccio, mi arrabbia, perché da loro mi aspetta la riscossa. Hai ritto alla giù rossa che già delle corna e a tarda sera torna. Vagliò, attenta a te, avisci a fa come a me quando incontrava Pat. Ma chi mi ce gatt? Ma chi mi ce gatt? A me chi mi ce gatt? Giampaolo Duva. Giampaolo Duva, Carmelina Di Florio, non potevate mancare stasera. Sì, era doveroso rispondere presente all'invito che Michele ci ha rivolto, perché la comunità di Valloni è stata sempre molto ospitale nei confronti dell'Arete e di me in particolare, e non solo, ma di tutti quanti. Beh, anche perché il momento era particolare, un trentennale non passa inosservato e quindi era giusto che anche noi ci fossimo, come siamo stati presenti nelle occasioni in cui Michele ha gradito la nostra presenza, mia, di Giampaolo e di tutta la rete. Parliamo del presente e del futuro, cosa c'è in fase di realizzazione per la compagnia La Rete? Il prossimo spettacolo ci vedrà di nuovo all'Auditorium e sarà una serata a teatro con 3 atti unici, la Sindrome differenziata che ho composto io, la Giornata di Franco Ciampitti e la Veglia di Giambattista Faralli. La faremo in collaborazione con il Rotary Club perché c'è anche un intento di solidarietà con questo spettacolo. Allora in bocca al lupo. Crepi il lupo e vi aspettiamo tutti. Crepi il lupo e auguri a tutti i telespettatori.
Gli attestati di benemerenza che il comitato ha consegnato in qualche modo dai beneficiari erano attesi, ma chi proprio non se lo aspettava erano Irma Melillo, la custode assidua e premurosa della struttura, e Lorenzo D'Alessio, uomo del tuttofare e del pronto intervento, che in questo trentennio ha curato la manutenzione del plesso. Tant'è che tra i prefabbricati a suo tempo donati dalla Caritas anche ad altri comuni della diocesi e della regione, quello di Valloni era e resta il fiore all'occhiello. Ancora oggi a Roma viene considerato ed indicato quale centro comunitario pilota. Allora, la signora Irma Melillo, custode premurosa e difensore della sacralità del centro, con sincera gratitudine auguriamo di continuare ad essere per tanti anni ancora sentinella vigile e affettuosa. Lorenzo D'Alessio, uomo del tuttofare, il più presente operativo nel primo cantiere, ha costantemente vigilato in questi 30 anni sul centro comunitario, garantendone la piena fruibilità e lo stato di conservazione, con viva gratitudine. Renzo D'Alessio non poteva mancare un attestato in suo onore, perché si è tanto speso per questo centro comunitario in questi anni. L'hanno ricordato sul palco come una vera e propria sentinella, una persona che si è sempre dato da fare, prodigo sempre per questo centro comunitario, e se questo centro comunitario ha raggiunto i 30 anni è anche merito suo. Questo poi no. Sì, abbiamo dato una mano per tutti questi meriti, no? Sì, siamo stati presenti, giustamente, quando serviva, siamo sempre corsi, siamo venuti. Ma non soltanto per merito mio, per merito di tutti qua, tutta la frazione, tutti i collaboratori. Sì. Quanto è stato importante questo centro comunitario per questa frazione, per questa comunità? Tantissimo, tantissimo, perché ci era unito un po', eravamo più così, ognuno per conto suo, mentre con questo centro, almeno ogni tanto, ci ritroviamo tutti quanti e mettiamo da parte le beghe, i guai che ci sono, almeno una volta ogni tanto, passiamo la serenata qui. Alla cerimonia presente anche l'artista Albino Fattore, della vicina Valloni di Cerro al Volturno. Mi è piaciuto molto, la conoscevo questa struttura anche da qualche altra manifestazione precedente, e mi fa piacere che ogni tanto si rivitalizza. Io direi che queste strutture dovrebbero essere collocate in tutti i piccoli centri, non è che i piccoli centri dovrebbero essere esclusi da un certo itinerario di cultura e tante altre cose. Quindi mi fa piacere che a Valloni di Colli c'è questa bella struttura polifunzionale, quindi diciamo, funziona da chiesa, da circolo ricreativo, da promozione di varie attività culturali. Dovrebbe essere ancora più valorizzata perché lì c'è il sudore della gente comune, perché lì diciamo, il terreno è stato offerto dalla gente, la mano d'opera dalla gente, quindi dovrebbe essere davvero premiata quella gente, dovrebbe essere molto premiata. Don Ernesto D'Alessio, che ha visto nascere il plesso ed ha partecipato alla costruzione indossando più di una volta la tuta da lavoro, ha voluto sottolineare il profondo sentimento che lo lega alla sua Valloni. Quello che insieme con te penso è, anzi ti sopporta anche parecchio, e cerca di darvi veramente un sostegno, e cioè Don Ernesto D'Alessio, emerito operaio della Vigna del Signore, no, è ancora operaio però, Grazie per quel tanto che hai sempre fatto, indossando anche più volte la tuta quando nasceva il centro. Grazie anche per l'affetto e la vicinanza che in questi 30 anni ci hai regalato. Tu sei tutti noi con molto affetto e tanta stima. Don Ernesto D'Alessio, oggi è un giorno importante per tutta la comunità di Valloni, ma è un giorno importante anche per lei, che ha ricevuto un bel riconoscimento. Sì, certamente. Questo centro mi ricorda
un po' la mia età matura, perché quando è nato 30 anni fa in questo centro ero già sacerdote da 10 anni e stavo a Napoli, venivo spesso qui, mi piaceva fare animazioni con i ragazzi della frazione. Abbiamo fatto anche diversi pellegrinaggi, siamo stati a Napoli, una volta li ho portati pure all'Idellandia, se ne ricordano ancora. E quindi è stato sempre un posto dove ho potuto ricordare le mie radici, far visita ai miei parenti, ma al di là dei parenti qui era tutta una grande famiglia. Quando ero ragazzo di 10 anni ricordo che c'era una grande comunione, una grande fraternità fra le famiglie e ci si aiutava vicendevolmente. Non c'era questa dispersione, questa chiusura che purtroppo la società di oggi si è arricchita, tra virgolette, di questa brutta abitudine, perché siamo diventati molto più soli, anche i ragazzi non parlano più fra di loro, parlano con i computer, con lo smartphone, ma non amano fare associazione tra di loro. Quindi veramente per me è stato un bellissimo ricordo. Poi un altro ricordo bello di questo luogo ce l'ho perché ho celebrato i miei 40 anni di sacerdozio proprio qui su questo altare all'esterno, e venne il vescovo in quell'occasione, il vescovo mio amico di Napoli, Monsignor Salvatore Visco, e fu un momento di grande gioia per tutta la frazione. Vennero anche i miei parrocchiani di Napoli, allora stavo a Napoli, e quindi ogni volta che torno alle radici mi sento un po' più sereno, più tranquillo, me ne torno a casa poi un po' più rinvigorito. Questo centro comunitario, che è importante anche a livello sociale perché aiuta costantemente anche molte famiglie, quindi un esempio da esportare. Certamente, perché quando la gente si incontra, quando dialoga, quando si diverte, ma anche quando prega, perché poi la maggiore attività di questo centro è la preghiera, perché ha sostituito praticamente la chiesa, che non c'è mai stata in questa frazione, e quindi è bello ritrovarsi insieme, è bello dialogare, sperimentare la gioia della fraternità. A inizio l'anno giubilare fortemente voluto da Papa Francesco, dedicato alla misericordia, un pensiero, un messaggio per tutti i vallonesi, per tutti i collesi, ma in generale per tutti i fedeli. Sì, questo anno veramente è un anno di grazia del Signore, e Papa Francesco, certamente illuminato dallo Spirito Santo, ha voluto mettere al centro della preghiera, della riflessione di tutta la Chiesa, il volto della misericordia di Dio. Perché senza misericordia noi non possiamo vivere e abbiamo veramente bisogno tutti di chiedere perdono al Signore per le nostre colpe, quindi chiedere la sua misericordia, ma anche mostrarci più misericordiosi verso gli altri, perché se conserviamo i nostri rancori, se conserviamo i torti che abbiamo avuto, se viviamo con questi sentimenti stiamo male. Ma se invece ci apriamo al perdono, alla gioia, alla misericordia, tutta la vita diventa un inno di lode e di ringraziamento al Signore. Monsignor Cibotti, prima di congedarsi, ha evidenziato l'importanza del volontariato, che spesso realizza quanto le istituzioni faticano a fare. Eccellenza, un giorno importante per ricordare l'impegno di questi cittadini che si sono spesi tanto per questo centro comunitario. È anche un modo per proporli come esempio. A volte i momenti aggregativi sono solo demandati alle istituzioni. Quando parte dalla base sono realtà più sentite e durano anche nel tempo. Per cui può essere anche presa come esempio la realtà di Valloni. Inizia l'anno giubilare, un pensiero per tutti i fedeli della diocesi. È un pensiero di rinnovamento interiore,
è un pensiero anche che è legato al significato, al valore della Porta Santa, è un, quindi un invito ad aprire i loro cuori, a far entrare un'aria nuova che può significare anche accoglienza, solidarietà, ma in modo particolare la porta la si apre anche per poter uscire ed andare verso gli ultimi. Questo è l'augurio per tutti, non solo per i fedeli ma anche per i sacerdoti e per il vescovo che parla. Prima di calare il sipario, un plauso sincero a Don Paolo Mazzoleni, parroco di Colli e padrone di casa del centro comunitario di Valloni, per il supporto materiale e morale dato alla manifestazione. Chiudiamo dando voce a quanti si sono impegnati a fondo per l'organizzazione e la gestione dell'evento, tra i quali Cristina, co-presentatrice. Tra le benemerenze alla memoria c'era anche quella a Michele Marro, suo padre. Sì. Alfredo Diorio, responsabile della sicurezza, se tutta questa manifestazione è andata a buon fine e anche merito suo. Penso proprio di sì, io vi ringrazio, cioè non so cosa dirvi, mi cogliete così impreparato, perché non so, diciamo, io sono abituato a fare sempre a praticarmi per le persone, per il bene del prossimo, diciamo. Mi sono offerto a questa manifestazione e spero che gli organizzatori siano stati soddisfatti e che magari ci sia anche un ritorno per la prossima volta che hanno bisogno di me, della mia associazione. La mia associazione sta sempre a disposizione del popolo, diciamo, del prossimo. Quante macchine sono salite qui a questa frazione? Circa un 200 macchine che abbiamo, diciamo, siamo riusciti a gestire in maniera abbastanza coerente. Un bel numero, quindi. Abbastanza. Oggi un contributo importante per la realizzazione di questo trentennale. Ancora una volta, insomma, vi siete date da fare affinché tutto andasse per il meglio. Sì, certo, molto volentieri. Poi, dopo l'invito di Michele, giustamente ci siamo sentite in obbligo e dovere di partecipare. Giusto. E di lavorare. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato e speriamo che la festa sia stata di gradimento per tutti quanti e per noi è andata bene. Grazie a Michele che, come al solito, ha queste idee stravaganti, però di sicuro molto belle, molto belle. Era un avvenimento giustamente da ricordare, il trentennale della fondazione di questo centro, è una data importante. Quanto è stato importante e quanto è importante questo centro comunitario per Valloni? Ma per Valloni penso che sia molto importante, per me importantissimo, anche perché questo è stato il luogo dove ho battezzato il mio primo figlio e forse è stato l'unico bambino che è stato battezzato in questa chiesa. Sì, sì, sicuramente. Dopo, è stata dunque il 7 dicembre è avvenuta la celebrazione, l'inaugurazione, e il 25 gennaio ho battezzato. A proposito del battesimo di suo figlio, c'è anche un aneddoto particolare. Eh sì, una cosa che mi fa sempre sorridere. C'era questo prete, Don Paolo Zanutti, che ha battezzato mio figlio. Ripeto, era la prima cerimonia che si faceva in questa chiesa. E lui fa: Pietro, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Spero che un giorno farai il barbiere, perché a Valloni non c'è niente. Non sono stati capaci in tanti anni di mettere un barbiere. Spero che almeno tu sia il barbiere di Valloni. Tutto qua. E suo figlio oggi cosa fa? Mio figlio sta in marina, è un marinaio. Non ci azzecca niente, però. Cristina Marro, co-presentatrice di questo trentennale, una bella esperienza. Sì, bella, soprattutto perché ho rivissuto un po' il passato. Con Michele abbiamo organizzato questa cosa ed è stata veramente un'esperienza riproposta di nuovo, bellissima, bellissima. Anche Maurizio Santilli l'ha nominata quando era bambina e insomma ha partecipato ad uno spettacolo anche qui di Cabaret. Sì, insieme ad una mia amica che non vive qui a Genova, facemmo questo spettacolo simpaticissimo e ogni tanto Michele lo ripropone anche in televisione, quindi ho anche i ricordi volta per volta ed è stata veramente un'esperienza bella e rincontrarlo è stato veramente bello.
Quanto è stato importante questo centro comunitario per Valloni? Beh, tantissimo, perché all'inizio, come tutte le cose, è stato un momento di aggregazione, di solidarietà, si lavorava insieme. Purtroppo un po' ci siamo allontanati, chi per esigenze lavorative, chi per esigenze personali, però abbiamo cercato sempre di mantenere viva questa realtà con Michele, facendo anche delle rappresentazioni teatrali, folcloristiche, dei canti, ed è stato importante per la comunità, ripeto, sempre per l'aggregazione e momenti di solidarietà tra di noi. Anche un po' di emozione, perché ha ricevuto una targa in memoria. Cristina Marro e Lorenzo D'Alessio. Come avete visto, collaboratore, cronista questa volta è stato il nostro valentissimo Antonio Leone, fresco reduce del suo 110 lodo e lode di laurea. Ringrazio per le riprese Aldo Porfirio, lo stesso Antonio Leone e Giovanni Bartimoccia. Antonio Leone, anche un altro grazie perché ha curato la regia del programma. Ovviamente grazie a tutti voi che da casa ci avete seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana. I dubbi lacerano l'anima, la fiducia. Per questo c'è National Security Investigation. Le nostre investigazioni danno risposte certe. I casi che trattiamo sono infedeltà sentimentale, infedeltà aziendale, dei soci, dei dipendenti, della concorrenza sleale. La National Security Investigation è esperta in ricerche di persone scomparse, garantisce la sicurezza personale e dei familiari. Verifica e controllo giovani a rischio droga, alcol e gioco d'azzardo. Per risposte sicure, contattare la National Security Investigation. Servizi investigativi al numero 348-60-5733.